Fosco Maraini, antropologo, viaggiatore e scrittore, vive a Firenze. Ha 91 anni. È autore di alcuni libri famosi, quali Segreto Tibet e Ore giapponesi, in cui racconta dei suoi viaggi in paesi lontani, come sentiremo. Per questo ama definirsi un miramondo. La nostra famiglia deriva da Lugano. E, insomma, eravamo cittadini di Lugano da molto tempo, sicuramente dalla metà dell'Ottocento. Poi il nonno è emigrato, siccome era costruttore, e fece il giusto ragionamento, disse: gli italiani hanno fatto capitale Roma, ma è una città di 170.000 abitanti, diventerà molto più grande in breve tempo, quindi avranno bisogno di moltissimi nuovi edifici e sarà un paradiso per i costruttori, e quindi se ne venne a Roma. Io poi sono nato a Firenze da questo padre che era un naturalizzato italiano. Questo è nonno Enrico, il costruttore, ritratto dal padre di Fosco Maraini, Antonio, uno scultore assai capace, come si può vedere da questi suoi bellissimi bassorilievi. Ecco il padre Antonio in una vecchia fotografia con l'architetto Gio Ponti. E questo è Fosco Maraini bambino, ritratto dal padre. La madre Joy, di origine polacca e inglese, era scrittrice e poetessa. Qui vediamo Fosco Maraini arlecchino, bersagliere e alpinista. Insegna inglese sulla nave scuola Amerigo Vespucci, veleggiando nel Medio Oriente. Da qui gli viene la passione per i viaggi. Io ero a Misurina, nelle Dolomiti, per sciare e fare delle escursioni in sci. E avevo avvolto le scarponi da sci in un giornale. Quando ho tolto questo giornale per mettermi gli scarponi, ho notato, così proprio una specie di colpo di fortuna, ho notato un trafiletto in cui si diceva: il professor Giuseppe Tucci si recherà in Tibet prossimamente e vi resterà un lungo tempo per studiare le religioni dei tibetani. Allora io ero, insomma, come giovane, desideroso di vedere il mondo, di vedere cose nuove, di fare cose avventurose, presi una penna e scrissi al professore, e miracolosamente il professore mi rispose semplicemente: bene, ho preso nota della tua lettera, vieni a Roma, ne potremo riparlare. E allora io mi precipitai a Roma, dove trovai il professore, una persona molto affabile, molto ben disposta verso di me. Avevo avuto anche il buon senso, diciamo così, di dire che ero pratico, molto pratico di fotografia, e questo fu, credo, la carta vincente,
perché il professore desiderava documentare le proprie spedizioni minuziosamente, però non aveva nessun, come si può dire, talento meccanico, non era mai riuscito a fare una fotografia da sé. Giuseppe Tucci è stato uno dei più grandi studiosi della cultura tibetana. Persona erudita, parlava numerose lingue asiatiche, tra cui il tibetano. Fosco Maraini parte con lui nel 1937 per un lungo viaggio in Tibet, paese allora assai poco conosciuto. Io ho trovato i tibetani straordinariamente estrovertiti e simpatici. In teoria, diciamo, tenevano gli stranieri lontani, però quando poi ne incontravano uno gli facevano le massime feste. Erano estremamente cordiali, anzi direi allegroni, ti facevano grandi pacche sulle spalle, amavano bere. È un'immagine dei tibetani proprio completamente diversa da quella tramandata dalla letteratura. Ebbi la fortuna, nei mesi prima del viaggio, di studiare un po' di tibetano e mi accorsi che con un bagaglio di 300-400 parole, forse 500, si arriva a... c'è una possibilità di scambio, di intesa abbastanza buona. Il cristianesimo e il buddismo si somigliano in fondo, sono tutte e due religioni dell'amore, della pace, della simpatia umana, e c'è un punto in cui la religione tibetana sorprende lo straniero, ed è la presenza di figure terrifiche, terrificanti, minacciose, che noi diremmo diaboliche, e che invece il professor Tucci mi spiegò, ma mi disse lui, è semplicissimo. Devi pensare che non sono forze del male, ma sono forze del bene che prendono un aspetto pauroso per debellare le forze del male. Le fotografie di Fosco Maraini sono testimonianze assai preziose. Molti monumenti, sculture e pitture sono state distrutte durante la rivoluzione culturale cinese. Professor Tucci era una persona, in inglese si direbbe moody, cioè sentiva l'influenza del tempo. Certi giorni si svegliava dalla parte giusta ed era un incanto ascoltarlo. Bastava che buttare là qualche domanda e ascoltare il fiume delle sue risposte, che era veramente un'esperienza, specialmente per un giovane come me, era un'esperienza entusiasmante, devo dire. E io ho imparato moltissimo da queste sue lezioni estemporanee, da questa accademia puramente ideale, non istituzionale. Invece certi giorni era più difficile, allora capivo che era meglio non stuzzicarlo, non disturbarlo dal corso dei suoi pensieri. Due personaggi restano più spiccati nella memoria. Uno era la principessa Pema, che era una figlia ventenne del Maharaja del Sikkim. Si chiamava Maharaja, ma era un reuccio tibetano e la corte era interamente tibetana. E questa fanciulla era educata all'inglese da una governante inglese e d'altra parte era interamente tibetana di spirito,
di religione, di educazione, di mentalità, e quindi era veramente un momento fascinoso parlare con lei di religione tibetana o di usi e costumi tibetani, e sarebbe stato impossibile resistere allo charme della giovane donna. Naturalmente fu un amore interamente platonico, anche perché eravamo continuamente circondati da cortigiani della piccola corte di Sikkim e non avevamo nessun attimo di solitudine. Lei mi parlava di un suo zio che era un famosissimo monaco e che aveva dei momenti in cui andava in levitazione, e lei mi raccontava, sai, io ogni giorno che gli portavo da mangiare dovevo alzarmi di più perché lui si era sollevato ancora da terra. Questo era stato un racconto veramente, insomma, tibetano al 100%. Ho incontrato moltissimi monaci, tra l'altro uno simpaticissimo col quale ho fatto grande amicizia, che si chiamava Laman Gawang. E una sera andai a visitarlo e scoppiò un temporale con fulmini che cadevano a destra e a sinistra, veramente impressionanti. Arrivato al monastero, Laman Gawang mi disse: «Ah, bravo, sei venuto anche con questo tempo, hai fatto bene, hai fatto bene, ma non hai avuto paura di morire?» Io dissi, francamente, un po' sì, perché scoppiavano questi fulmini a destra e a sinistra, e lui mi fece: «Stupido, chissà quante volte sei morto nella vita!» E così io fu una scossa veramente, come posso dire, straordinaria, perché capii benissimo che si può vedere la vita da due punti di vista totalmente diversi: quello occidentale, in cui si vive una volta e basta, e quello orientale, buddista, induista, eccetera, in cui si ritorna sulla scena del mondo numerosissime volte. Il lama aveva alle sue spalle una tanka. Tanka sono quegli stendardi religiosi tibetani, quasi sempre bellissimi, su cui è dipinto a miniatura un'immagine sacra. Mi parve subito straordinariamente bella, e chiesi alla Mangavan se me la volesse vendere. E lui disse: «No, mai, non si possono vendere le cose sacre». E allora me ne tornai giù a valle, al campo base dove stavamo. L'ultimo giorno prima di partire, eccoti Laman Gawang che viene giù al campo, che ci visita e che mi porta la tanka e me la regala. Quindi fu veramente bellissimo. Aveva capito che l'apprezzavo moltissimo, però non aveva voluto fare l'indiscrezione di venderla. Rientrato nel 1937 dal Tibet,
Un anno dopo, Maraini parte con la famiglia, grazie ad una borsa di studio, per il Giappone, per studiare una popolazione quasi sconosciuta. All'università avevo frequentato dei corsi di antropologia culturale e pensai che era molto interessante poter vivere per qualche tempo a contatto con una popolazione un po' misteriosa, in quanto non se ne sa, se ne ignora l'origine ancora adesso, e che viveva nel nord del Giappone, precisamente gli Ainu. Nella loro concezione del mondo, gli animali hanno una vita spirituale che si incastra con quella umana, e l'orso per loro è un essere spirituale, un essere dotato di conoscenze superiori e di potenza superiore, che va onorato come un ospite importante. E con questa concezione in vista, ogni anno un orso viene ucciso ed inviato ai suoi antenati per portare buone notizie degli esseri umani e quindi moltiplicarsi di nuovo nelle foreste, perché l'orso era, diciamo, il fondamento dell'economia di questo popolo. Rinuikesh si chiamava, era un vecchio invidiabile per la forza, il vigore, l'entusiasmo vitale che emanava, un vecchio bellissimo, veramente con la gran barba bianca, con una risata badiale, da uomo interamente in armonia col mondo intorno a lui. Emanavano un sentimento di armonia col mondo. Quindi avevano un senso ecologico primordiale, primitivo, raffinatissimo. Per esempio, quando si trattava di costruire una casa, la prima cerimonia che si faceva era davanti agli alberi che si dovevano tagliare per fare la casa, si chiedeva perdono agli alberi di tagliarli, e si diceva che lo spirito dell'albero gli supplicava di comprendere la necessità degli uomini di doverlo tagliare per fabbricare una casa, un riparo. È uno stadio tra i più primitivi di tutto il genere umano, mentre in Tibet c'è tutta una elaborazione filosofica altissima. Tra gli Ainu l'elaborazione è sì filosofica, ma insomma su un piano molto elementare, quello del cibo. D'altra parte, spiritualmente hanno un patrimonio anche letterario straordinario. Pensi che ci sono dei poemi che si chiamano Yukara, dei poemi di addirittura
12.000, 15.000 versi tramandati a memoria. Quindi è un patrimonio intellettuale straordinario. Maraini rimane in Giappone, dove insegna italiano all'Università di Kyoto. È sorpreso dalla Seconda Guerra Mondiale e nel 1943, essendosi rifiutato di aderire alla Repubblica Sociale, viene rinchiuso con la famiglia in un campo di concentramento. Ci dissero: allora siete definitivamente nemici del Giappone e ci dispiace, ma dobbiamo chiudervi in un campo di concentramento. Da un certo momento in poi cominciarono i bombardamenti giapponesi, no, americani, delle città giapponesi, e noi eravamo lì sotto le bombe. E quindi ci domandavamo: moriremo per uccisi dagli giapponesi o dagli americani? E era una situazione molto brutta, che è durata un anno. Rimane in Giappone per un anno come traduttore dell'esercito americano e poi rientra in Italia. È operatore cinematografico, documentarista e studia le tradizioni del sud. Poi diventa professore di giapponese all'Università di Firenze. Torna quasi ogni anno in Giappone per compiere studi, in particolare sulle culture tradizionali. Si occupa specialmente dello Shinto, la religione più antica del Giappone. Essenzialmente un culto della natura in cui ogni ciascun fenomeno e momento della vita naturale, delle piante, degli animali e dell'uomo, ha un suo rappresentante, un suo, diciamo, protettore nella sfera del divino. Quindi, insomma, è una religione molto primitiva rispetto alle grandi religioni basate su rivelazioni come il cristianesimo, l'islam e il buddismo stesso. Il grande rituale shinto per eccellenza si chiama Matsuri. Vi sono ancora oggi migliaia di cerimonie Matsuri. Particolarmente suggestivo è il rituale del fuoco, del richiamo cioè delle divinità preposte a questo elemento vitale. Sono cerimoniali complessi e molto pittoreschi. E prima di tutto il richiamo, l'invito agli dèi a scendere sul tempio Shinto e a partecipare ad un banchetto celeste con gli uomini. Insomma, è una specie di eucaristia molto primitiva, e quando gli dèi sono scesi e sono come onorati ospiti insieme agli uomini, bisogna intrattenerli. Allora ecco delle rappresentazioni teatrali, danze, giochi di bravura, moltissimi tipi di manifestazioni caratteristiche che possono interessare e piacere a questi ospiti d'onore. Ho imparato prima di tutto quello che in termini moderni si annuncia col termine ecologia, il desiderio di una vita che possa essere in armonia con la natura che ci circonda e non in rottura. E sul piano spirituale un rispetto
è un'ammirazione che può avere anche lampi religiosi per la natura stessa. Nel 1958 Maraini partecipa alla spedizione del club alpino italiano al Karakorum e nel 1959 nell'Hindu Kush, una zona tra il Pakistan e l'Afghanistan. Il suo ruolo è quello di curare i contatti con le popolazioni locali, di tenere il diario della spedizione e di garantirne la copertura fotografica. Ho potuto prendere parte alla spedizione del CAI del 1958 al Monte Gashebun IV, quasi 8.000, perché 7.980 metri, che poi fu conquistato da Bonatti insieme a Carlo Mauri. E ho imparato moltissimo da questi star dell'alpinismo, come Bonatti, Mauri, De Francesc, Gobbi e Cassin stesso. Maraini entra in contatto con le popolazioni islamiche. Studia in particolare l'etnia kafira del Pakistan, un gruppo quasi sconosciuto e con una religione propria. Un popolo interessantissimo sono i kafiri. Alcuni sostengono che discenda dai soldati di Alessandro Magno, quindi 2300 anni fa, e che sono riusciti a mantenere questa la loro religione molto primitiva e certamente molto diversa dall'Islam tra le montagne del Hindu Kush. Questa cultura kafira è molto interessante perché appunto hanno mantenuto una forma di politeismo primitivo, molto articolato, con molti dei, attraverso tutte le vicende della storia da oltre 2300 anni. Ricordo uno sciamano chiamato Rebun, non è il nome personale, è la qualifica, diciamo così, il Rebun del villaggio, che dicevano profetizzava il futuro. E allora gli abbiamo chiesto come andrà il nostro ritorno, e per fortuna insomma il responso fu benissimo, tornerete a casa sani e salvi. Cosa ha imparato Fosco Maraini dai suoi tanti viaggi? Ho cercato principalmente la comprensione dell'altro, perché mi sono spesso mosso fra popoli molto diversi dall'italiano e ponevano problemi, continuamente problemi di difficile soluzione. Ma in parte mi pare di esserci riuscito. Non vorrei essere troppo ottimista, ma anche d'altra parte non vorrei essere troppo pessimista. Quali sono i valori fondamentali della vita per Fosco Maraini? Mi pare che si possano riassumere nei due grandi valori cristiani, che è la carità e l'amore per l'altro. Insomma, è molto terra terra ed è molto ovvio.
però insomma stringendosi si torna sempre lì.